Salsicciotto, mousse oppure inserto? Tre modi diversi per chiamare lo stesso prodotto che negli ultimi anni ha avuto una grandissima evoluzione. Oggi parliamo del Thanos Tubeless Light. Quando parliamo di inserti possiamo suddividerli in due grandi categorie: gli inserti per camera d'aria e gli inserti per tubeless. L'inserto per camera d'aria ha come obiettivo principale proteggere la camera dalle forature e, in seconda battuta, anche dai colpi che arrivano dal terreno e possono danneggiare copertone e cerchio. Se parliamo invece di inserti per tubeless, come in questo caso, l'inserto ha la funzione principale di proteggere copertone e cerchio dagli impatti, visto che la parte di protezione dalle forature viene fatta dal lattice all'interno del tubeless. Ma perché utilizzare gli inserti, soprattutto in una gravel? L'inserto ha tre principali funzioni. Il primo, proteggere cerchio e copertone dai forti impatti. Secondo, poter pedalare a basse pressioni senza aver paura di danneggiare la ruota. Terzo, nel caso di foratura e impossibilità di ripararla, possiamo comunque continuare a pedalare sulla nostra bicicletta. Questa è la modalità run flat. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dell'inserto Thanos Tubeless Light, mettiamo in evidenza tre fattori. Pesa solo 45 grammi, parliamo di 45 grammi per ruota. Si monta facilmente, quasi come montare un copertone con camera d'aria. E un'altra caratteristica importante è che non necessita di valvole speciali. Per il test ho montato i Thanos Light su cerchi campagnolo levante in carbonio con canale da 25 e con dei copertoni Maxxis Ravager 700x45, dei copertoni molto aggressivi adatti ai terreni su cui abbiamo pedalato per i test. Thanos dichiara che con gli inserti possiamo abbassare la normale pressione che utilizziamo di 0,5 bar. Ho quindi abbassato la pressione della gomma anteriore a 1 bar e quella posteriore a 1,3. Con copertoni 700x45 e peso del ciclista di circa 70 kg. Durante la guida su asfalto e su terreni semplici, l'inserto praticamente non si sente, molto probabilmente perché è ancora il volume d'aria presente all'interno della gomma a lavorare e ad assorbere le asperità del terreno. Una volta invece iniziato a pedalare su terreni più complicati, abbiamo iniziato anche a sentire il lavoro dell'inserto. Ecco, questa sensazione si sente all'inizio, bisogna abituarsi, però dobbiamo tener conto appunto che non cambia in nessun modo la guida, quindi la bicicletta viene guidata nello stesso modo con l'inserto o senza, ma il lavoro dell'inserto serve proprio a poter scendere più serenamente e anche veloci su discese anche complicate. Perché è consigliato il Thanos Tubeless Light? Sicuramente per chi utilizza la gravel in modo intenso e su sentieri anche impegnativi. Noi nel nostro test siamo arrivati a sentieri S2, quindi terreni che sono un po' oltre al limite della gravel bike. Protegge dai colpi, però è anche utile per le forature, quindi anche chi non utilizza in modo estremo la gravel potrebbe avere un beneficio dall'inserto, perché in caso di foratura può benissimo tornare a casa senza dover riparare il copertone. Per concludere, possiamo dire che i Thanos Tubeless Light sono un'ottima scelta sia per chi utilizza la gravel in modo estremo, ma anche per chi la usa in modo più normale e vuole avere quella protezione in più nel caso di foratura. Penso di aver detto tutto, al prossimo video. Ciao!